Ci sono emozioni che non si possono dimenticare e profumi che ti aiutano a ricordarle. Le tradizioni diventano parte della tua vita e con esse il loro gusto, unico e inconfondibile. Spero che anche per mio figlio sarà così un giorno, ma credo sia già sulla buona strada. Italbontà. Il sapore è nella tradizione. Buonasera, buonasera amici sportivi di Caffè TV24, ben ritrovati, altro appuntamento anche quest'oggi con la Domenica Sportiva dei Dilettanti. Ben ritrovati, dico subito, dovevamo avere una società in studio a farci visita, purtroppo ho avuto qualche problema, ma comunque speriamo di riuscire a portare a casa vostra comunque in diretta, come sempre, le notizie più belle, più sensazionali e clamorose della Domenica Sportiva. Io vado subito a presentare l'ospite, che è un nostro validissimo collaboratore, Massimo Motta, e rappresenta anche la FIGC, Federazione Italiana Gioco Calcio, Comitato di Padova. Ciao Massimo! Ciao, buonasera a tutti, e parleremo, come nostra consuetudine, di calcio padovano, ma non solo. Bene, grazie Massimo, e guai se non ci fosse, eccolo, sempre alle prese con gli sms, eccetera. Ciao Giampiero! Ciao Agostino, sì, confermo Massimo. In veste di opinionista, ma lasciamelo dire, anche sei delegato della FIGC di Padova. Infatti confermo la presenza di Massimo Motta come nostro componente, uno dei responsabili della nostra rappresentativa provinciale giovanissimi. Per quanto riguarda la nostra Domenica Sportiva dei Dilettanti, attenzione, perché oggi è risultati a sorpresa, classifiche un po' ribaltate, e quindi si sta entrando un po' nel vivo del campionato, anche se sappiamo tutti, Agostino, tu lo sai di vecchia data, da buon sportivo calciofilo, che i campionati si vincono da marzo, certo, in poi. Però attenzione, non bisogna staccare. Solo la vince, solo la Juve che vince prima. E basta. C'è da vedere, dai. Vabbè, prendiamola per buona. Bene, vai. Bene, grazie Giampiero. Dico sempre guai se non ci fosse, perché specialmente la domenica pomeriggio alle prese con risultati, classifiche, preparare i commenti, le statistiche, che non sono cosa facile. Grazie comunque anche ai nostri validi collaboratori sparsi un po' per i vari campi della provincia, ma del Veneto in generale. Io per l'amico Giampiero ho preparato sempre la rubrica L'almanacco. Giampiero, in questi giorni la Chiesa ricorda i santi Mario, Sebastiano, Agnese, Liberata, Fabiano. Sebastiano è patrono di Caserta. Poi abbiamo Ponziano, Eusebio, Ines, Bassiano, che è patrono di Lodi, Epifanio, patrono di Pavia, e Beato Fazio di Cremona. Questi sono, diciamo, i santi da ricordare in questi giorni. Mentre per quanto riguarda i proverbi di oggi, mi piace questa settimana. Non importa quanto si dà, ma quanto amore si mette nel dare. Poi ho un proverbio che mi sono fatto mio da tanto e tanto tempo, che ci sta proprio a pennello. Chi fa la carità è ricco e non lo sa. Tu lo sai, Giampiero? Non lo sapevo, però ha uno sfondo di verità, tanto per rimanere nella rima. A noi piace qualche volta. Ho sentito dei santi
che hai nominato, sì, un paio sono calciofili, Eusebio. Sì, ti ricordi il grande Eusebio? Mamma mia, me li ricordo tutti, bravi, hanno fatto carriera. bene. Beh, allora io direi di dare inizio, intanto grazie a voi che ci seguite sempre con tanto interesse, con tanta passione, potete interagire con noi, vedete in sovraimpressione anche il numero degli sms, potete inviarci, anche semplicemente dire ciao Gian Piero, come stai? Vero, Gian Piero? È vero, ecco qua, grazie alla nostra regia che fa vedere appunto lo spazio che sarà dedicato a voi che ci seguite da casa. Anche se è successo qualcosa che magari noi non siamo a conoscenza. Due o tre rigoni e, sì, e, sì, e l'arbitraggio, perché noi prendiamo un brindisi tra amici al termine delle partite. Gian Piero, partirei con te, dopo andiamo a sentire anche Massimo per quanto riguarda appunto la rappresentativa. Rimanete con noi perché abbiamo tanta carne al fuoco. Vai Gian Piero. Bene, allora io direi di iniziare dai gironi di eccellenza. Attenzione, oggi all'eccellenza girone A si incontravano le prime quattro. Arcella Vigasio, grande l'opportunità per l'Arcella di staccarsi, scrollarsi di dosso il Vigasio, una diretta concorrente all'andata, ricordiamo che l'Arcella ha vinto per 1-0. Niente purtroppo di tutto questo, il Vigasio corsaro, chiamatelo come volete, un 3-0 perentorio, proprio porta via l'Arcella 3 punti con il classico sorpasso in classifica. Le radioline erano puntate in quel di Montecchio Maggiore, dove appunto si scontrava Montecchio Maggiore con il Cagliero Terme, e qua è uscito un pareggio, quindi ancora una classifica in segno dell'incertezza, però attenzione col cambio momentaneo della guardia. Altra partita invece dell'eccellenza del girone B che abbiamo messo un po' da seguire era Treviso Tombolo Vigontini a San Paolo, tra due squadre nobili decadute. Mio nonno in dialetto veneto aveva detto due squadre che secca due in disgrazia. Purtroppo due nobili decadute, vederle ultima e penultima nel girone E fa male al nostro calcio, specialmente il Treviso che in settimana ha cambiato di nuovo l'allenatore, che era Renzo Rocchi, che era già subentrato al primo allenatore, e a questo punto Graziano e Pasa, che erano i due allenatori, è subentrato di nuovo Renzo Rocchi, terzo allenatore, risultato un pareggio, non si sono fatti male, però situazione in classifica critica. Passiamo alla promozione, al girone C, partita di cartello anche qua, Albignasego Vigo Limanese, ultimo treno per mister Tano Prisco della Vigo Limanese, oggi squalificato. Bene, l'Albignasego sempre più forte, sempre più capolista, ha detto la sua e ormai non si può più smentire o nascondersi. Vince 1-0, riscatta la sconfitta dell'andata per 2-1 ed è sempre più leader di questo girone. Poi abbiamo messo Portovino Azzurra 2 Canale, punti per zona UEFA. All'andata 0-0, oggi 2-2. Una classifica però che ancora può dire la sua. A te. Bene, grazie Gian Piero per questo tuo primo intervento. Inviterei la regia, se siamo in grado, di far vedere una foto, una prima foto che riguarda, e stiamo attenti un attimo, vai pure regia con la prima foto, la numero uno, che riguarda questo momento, questo bel momento per i primi 70 anni dell'amico Vito di Peraga di Vigonza. Qui vediamo la signora Fiorenza che ovviamente è sempre accanto a Vito in ogni momento. Complimenti e auguri anche da parte nostra per i primi 70 anni di Vito. Segue molto lo sport, in maniera particolare la nostra trasmissione, ma segue un po' anche la pallavolo, il basket, si occupa di tante cose. L'unica cosa che non vado molto d'accordo è un interista, ma passiamo sopra, dai, passiamo sopra, vero Gian Piero? Bene, auguri di nuovo anche da parte nostra a Vito.
Massimo, tu segui da un po' di tempo, da un po' di anni, la rappresentativa, categoria giovanissima, se non vado errato. Sì. Ecco, so che è stato un periodo di stasi, però adesso le cose cominciano a riprendere. Vai pure. Sì, grazie per l'opportunità per aprire questa finestra sulla rappresentativa provinciale giovanissimi del Comitato di Padova. Anche il Comitato di Padova si sta preparando per il torneo che ci sarà in primavera inoltrata di tutte le rappresentative provinciali. Probabilmente anche quest'anno sarà in terra veronese, vicino al Lago di Garda, però aspettiamo ancora la conferma ufficiale dal Comitato regionale. Come si diceva, abbiamo iniziato l'attività a ottobre-novembre e c'è stato un periodo di pausa in corrispondenza di queste feste natalizie. Anzi, approfitto per ricordare gli altri, i miei collaboratori, la squadra della rappresentativa di Padova, che è formata da Mario Beghin, coordinatore, poi c'è il mister Fabio Bertocco e gli amici Nicola Racagni e Giovanni Marchioro. Insieme ci ritroveremo già da martedì, si riprenderà l'attività da martedì 22, fra due giorni, e ci troveremo agli impianti Ceron di Selvazzano con i giovanissimi del 2005, per poi rincontrarci in una seconda tornata prima di fine mese, esattamente martedì 29, sul sintetico di Sant'Agostino di Albignasego. Questi sono i due prossimi appuntamenti, stanno partendo in questi giorni le convocazioni dei ragazzi, ricordo, giovanissimi del 2005. Bene. A te. Bene, grazie Massimo per questo tuo primo intervento. Io passo la palla a Giampiero, che sicuramente avrà una sfilza di auguri, ne ho tantissimi anch'io questa sera, no. Però prima precedenza a Piero, così dopo per un po' sta zitto, e poi cominceremo con le rubriche, anche questa domenica molto interessante. Vai pure Giampiero. Allora intanto un saluto all'amico Campellani della società Vigo, e siamo in terra veronese, il quale ci sta guardando, ci sta seguendo. Ciao Campellani, qua siamo appena messaggiati. Mentre per quanto riguarda gli auguri Agostino, una settimana di festeggiamenti a Marsango di e Campo Coglio. San Martino. Tu so che sei, non vedi l'ora che ci auguri a tutta una famiglia qua. Tra Betto e Visentin è stata una settimana di compleanni, di nascite, di auguri. Andrea il compleanno, Nicola il compleanno, Giovanni il compleanno, Viola l'ultima nata. Quindi festeggiamenti da tutti i campanei zona Cogno. Ecco, questo non potevo dimenticare. Poi ho anche un augurio, attenzione, di un compleanno. Ieri siamo in zona Tavo, Agostino, tu dovessi... Io conosco una persona del Tavo, ma lascio a te fare gli auguri. Ecco, a mia sorella Loredana del Tavo un augurio, e dopo, a proposito di Tavo, rimanete con noi perché oggi ero proprio in quel di San Colombo nella partita importante di cartello Nova Calcio Real Tavo, e ho tirato giù un po' le interviste. Ne parleremo ne dopo. Parleremo dopo. In un secondo momento avremo anche delle interviste, come giustamente dice Giampiero. Io inviterei la regia, prima di passare la palla a Massimo, se siamo in grado di vedere l'altra foto. Questa, ecco, non avremmo mai voluto farla vedere. Sì, ecco, è mancato Peruzzo. Peruzzo, sì. Un allenatore da sempre, direi, vero Giampiero? Bravo. Paolino Peruzzo, una bella persona. Sì. Che è vissuto di calcio, di sport, ma di volontariato in maniera particolare. Sì. È vero Giampiero? Confermo. Non, tutta l'alta padovana è conosciuta. Non aggiungo altro, ha allenato parecchie società, soprattutto nei settori giovanili, e ha sempre fatto veramente bene anche proprio per la crescita dei giovani. Insomma, ci eravamo visti anche da poco tempo, sempre corretto, gentile, sempre con una parola buona, quello che ricordo io. Certo, purtroppo la legge del calcio ci dice che dobbiamo continuare. Condoglianze a tutta la famiglia, alle varie società che hanno avuto la fortuna di conoscere, sì, Paolino. Bene,
Io direi, se siamo in grado, regia, di andare con la prima delle nostre rubriche. Vai pure Massimo. Allora, come vedete, chi sale chi scende è offerta come ogni domenica da Garsport, scarpe sportive e non solo. E questa domenica, 20 gennaio, diamo alle seguenti squadre il chi sale e chi scende, l'ascensore della nostra trasmissione. Allora, sale l'Atletico Barocca. Prima vittoria della stagione per la matricola di terza categoria, 1-0 il risultato che fa sperare per il futuro. E ancora sale il Battaglia Terme, anche il Battaglia trae benefici dalla sosta natalizia e vince a domicilio, niente di meno che col Sossano Orgiano, leader del girone C della terza categoria padovana. Per quanto riguarda chi scende, Spinea, la squadra veneziana, non muove la classifica, siamo in promozione. Oggi merito anche dello Janus che vince 1-0. Lo Spinea vede allontanarsi la vetta ma rimane in zona playoff. E poi ancora scende il Granzette. Passaggio a vuoto oggi con lo Stra Riviera del Brenta. Passa in vantaggio il Granzette ma si fa rimontare e alla fine esce sconfitto per 2-1. Bene. A te Agostino. Bene, grazie, grazie Massimo. A questo punto Giampiero, io ho un appuntamento importante che dovrei dare per domani sera. Domani sera a Piove di Sacco, in provincia di Padova, ci sarà un momento importante per il CONI provinciale. Ci saranno le consegne degli attestati, le benemerenze e a tutte quelle persone riconoscimenti particolari ad atleti, tecnici, dirigenti, ma non solo. È vero Giampiero? Sì. Noi saremo presenti con le nostre telecamere, cercheremo di esserci. Giampiero in veste di delegato della FIGC. Dico bene? Certo, confermo presso la sala della Banca Fantamina di Piove di Sacco. Per quanto riguarda la Federazione Italiana Gioco Calcio, ci sono due nostri dirigenti premiati, uno della società Facca e uno della società Campetra. Certo, è sotto la guida del presidentissimo, del neo delegato del CONI Padova Fiorenzo Zanella, già nostro ospite anche in veste di campione del mondo, medaglia d'oro, eccetera, sarà lui a dirigere un po' tutte certo. le operazioni della bella manifestazione, della bella serata in quel di Piove di Sacco. Ricordo, è doveroso da parte mia ricordare che l'amico Fiorenzo Zanella ha dovuto lasciare la presidenza degli Azzurri d'Italia, dunque sarà presente come Panatron e anche come CONI di Padova. È normale. Certo. E anche a proposito di riunioni, visto che hai parlato quella del CONI di domani sera, abbiamo una riunione anche come Federazione Italiana Gioco Calcio martedì 22, quindi il giorno successivo al CONI, presso la sala nel comune di Arsego, sarebbe il comune San Giorgio di Pertiche, frazione di Arsego. Attenzione perché è una riunione riservata alle società per la nostra attività di base. Di base. Ecco, lo dico che è importante perché? Perché da circa 2-3 settimane abbiamo qualche contestazione, abbiamo qualche società che non è d'accordo sui nuovi raggruppamenti o censimenti o concentramenti, come li vogliamo chiamare, e quindi è importante la presenza per dire la vostra, anche se le disposizioni vengono da Roma, dal settore giovanile scolastico, però io penso che se le varie province, non solo del Veneto, ma anche in tutta Italia, non so, contestano e portano delle problematiche migliori o per migliorare l'attività di base, credo che si adegueranno anche i nostri vertici. Quindi non mancate martedì per le società di Centro Nord Padova. Bene, non so se avete notato che Giampiero è in grado di sostituire i tre ospiti che dovevano essere presenti questa sera, perché ha un'autonomia fino a mezzanotte e mezza, ora della replica. È vero Giampiero? Bene, a questo punto io invito la regia, se siamo in grado, di andare con la seconda rubrica, anche questo molto seguita dai nostri amici telespettatori. Vai regia!
Impresa Onoranze Trasporti Funebri Brogio. Servizi funebri completi convenzionati con il Comune di Padova. Abilitato il trasferimento salme da abitazioni, cremazioni, specializzato in lavori cimiteriali, loculi, lapidi, fioreria propria per ogni occasione. Reperibilità 24 ore su 24. Impresa Onoranze Funebri Brogio. A Padova, a Cadoniche e a Vigo d'Azzere. Ecco, come vedete, già anticipato da Piero, la partita è Arcella-Vigasio, la più nera, la giornata da dimenticare oggi è per l'Arcella. Era una partita di cartello nel girone A di eccellenza, scivolone imprevisto dei bianconeri padovani. Il Vigasio sorpassa e l'Arcella si deve accontentare, per stasera, del terzo posto in classifica. Da domenica prossima si spera in tutt'altra musica. Bene, grazie Massimo. E noi, come ho detto in precedenza, abbiamo tanta canna al fuoco, tanti messaggi, tanti auguri da fare. Io ne faccio uno in velocità, perché queste persone che saluto ora meritano, perché mi hanno fornito di video, di messaggi che vedremo nella seconda parte, di foto belle che manderemo in onda prima del termine della trasmissione. Eleonora e Simone di Cremona mi auguro che siano davanti al televisore a guardarci questa sera. Noi ricordo che arriviamo in 8 regioni in tutta Italia, tutto il nord Italia, e dico sempre fino alle Marche, giù dai parenti dell'amico Giampiero. Allora un grazie e un saluto particolare a Eleonora e Simone. Rimanete con noi perché abbiamo ancora, come usiamo dire, ma, tanto da vedere. Dimmi. Da dove sono questi? Da? Io ho detto Cremona. Ah, no, allora no, non mi hai fatto ricordare che la cremonese, sì? Qua in calcio vuole a tutti i costi l'attaccante del Cittadella, Strizzolo. Glielo diamo o non glielo diamo? Credo che Marchetti glielo dà. Marchetti, allora, dipende noi, possiamo darglielo? Possiamo darglielo, dai, possiamo, via. Magari in prestito, dai. Sì, dai, magari via. In prestito. Giampiero, abbiamo qualche altra notizia di un girone particolare prima di passare andiamo in prima all'altra rubrica? Certo. Passiamo in prima categoria e attenzione, perché ne vediamo delle belle anche qua. Allora, iniziamo dal girone D. Allora, c'è sempre un trenino per il salto diretto in promozione. Loreo Scandovali Rovigo. Attenzione, capolista Loreo impatta in casa con il Codemigo. Quindi il Codemigo riscatta la sconfitta di 4-1 all'andata. Lo Scandovali vince, attenzione, vince 2-0 e si conferma con la vittoria anche nell'andata. La sorpresa viene da Rovigo. Rovigo in casa perde 1-0 con la Bassa Padovana. L'andata era 1-0. Quindi attenzione, perché qualcosa si sta muovendo. Avevo messo in questo girone da seguire anche la partita Cartura Tagliolese in palio punti Salvetta. Il Cartura impatta 1-1. Cartura bene, rimane un po' in quel che si dice centro classifica. La Tagliolese deve ancora soffrire e lottare per uscire dalle sabbie mobili. E passiamo al girone E. Attenzione, questo girone, lo dico ogni domenica, sempre più equilibrato, e qua si gioca quasi a 3-7 chi fa meno. Nessuno decide di prendere il largo. 6 squadre racchiuse in 5 punti. Addirittura potrebbe rientrare anche il Monselice, che oggi aveva proprio lo scontro diretto col Ballosca Antenino e non si è andati oltre il pareggio. Però attenzione, Curtarolese vince, Termalteolo impatta, perde 2 punti sulla capolista. Vince il Lions Villanova, vince la Rocca Monselice e attenzione, perché lo dico oggi domenica, alla Villa Francese. Pochi gol, pochi ma buoni e decisivi. Vince anche oggi. Passiamo al girone F. Bassano, sempre Bassano, fortissimamente Bassano. In casa si sbalanza dell'Union RSV
3-0, via ruota libera, mantiene la distanza sulle dirette inseguitrici. Solo il Bassano può perdere la promozione in promozione. Ho messo da seguire anche in questo girone Campezza Pedemontana per capire se questo Campezza può avere una certa continuità, che è importante per una squadra, la continuità da morale, da fiducia e da classifica. Bene, 4-0 sulla Pedemontana, attenzione, trascinata nel primo tempo da un buon Pavanello Tommaso. A te, bene, Agostino. Bene, bene Giampiero, ricordo inoltre che durante la seconda parte avremo anche un collegamento telefonico a distanza con il nostro inviato Francesco Mezzalira, che ci parlerà appunto del Padova oggi. Però prima di andare con l'altra rubrica, volevo fare gli auguri a Luca il milanista, purtroppo il milanista. Oh, bravo Luca! Dopo domani festeggia il compleanno il milanista Luca. Auguri anche da parte di tutta la redazione sportiva di Caffè TV24. E invito ora la regia di andare con l'ultima, con la terza rubrica, che riguarda la Top 14, come sempre offerta da Gar Sport. Vai Massimo. Allora andiamo con le segnalazioni che sono arrivate alla redazione sportiva. Allora vediamo col numero 1 destro Leonardo, lo stiamo a precisare, del Cartura. Col numero 2 Zanforlin dell'Azzurra 2 Carrare, col numero 3 Zotta del Real Tavo, numero 4 Vasic del Borgo Ricco, numero 5 Salvador del Fratte, numero 6 Boaron del Vigoli Menese, numero 7 Sabbion dell'Albignasego, numero 8 Suarè del Nova Calcio, numero 9 Rampazzo dello Strari Viera Brenta, numero 10 Baldon del Granzette e numero 11 Allegro della Villa Franchese. Il mister di questa ipotetica formazione è il signor Franco Fortin, mister del Galzignano Terme. Per quanto riguarda l'arbitraggio, oggi è stato segnalato Giovanni Pertile, sezione AIA di Padova, che ha diretto a Sacolongo in terza categoria la partita tra Nova Calcio e Real Tavo. Per quanto riguarda infine il pubblico, segnaliamo il caldo pubblico del Camisano, che fa il tifo per la propria squadra che in vetta alla classifica. Camisano Longare oggi è finita 3-0, siamo in promozione girone B. A te Agostino. Bene, 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 bene Massimo. Ecco, comincia ad arrivare qualche sms. Sempre bravi, buona serata a tutti, Eleonora di Abano Terme. Mi sa che il solito presentatore si è perso a cena. Ciao Marco Russi, occhio alla linea. Beh, è un modo per salutare anche Marco Russi, che molto spesso è qua con noi, però qualche volta anche lui manca. Io sono mancato domenica scorsa, sono stato a una gita qui fuori porta. Comunque Pertile, arbitro top, grande Piero, vi segue sempre con piacere. Beh, Pertile Giovanni ormai è un fischietto veterano, ormai, sì. È nostro piacere vedere anche quando arbitra, e lui ha sempre questa padronanza del campo, è vero? E poi abbiamo, bentornato Agostino, un saluto da Danio e Raffaela, che ricambio veramente i saluti a Danio e Raffaela, che sono nel deserto. Io sono andato un po' oltre il deserto, Nella foresta, dove sei andato? Oltre, nella savana proprio. Ne parleremo anche dopo, avremo qualche immagine, grazie appunto alle immagini e alle foto che ci hanno fornito Eleonora e Simone di Cremona. Bene, a questo punto Tu sei mancato? Io sono mancato. Cioè, mancato vuol dire mancato. No, non sono stato presente. Provvisoriamente? Ecco. Sì, provvisoriamente. No, non definitivamente. Si è mancato. No, va bene. Io sono mancato, ma momentaneamente. Momentaneamente. Un altro saluto, in questi giorni ho compiuto gli anni la signora Sonia di Maserà. Auguri anche da parte nostra alla signora Sonia di Maserà. Giampiero. Ma si può fare auguri a uno che compie anni martedì prossimo? Martedì? Dopodomani? Dopodomani? Si può, dai. Allora facciamo... In via eccezionale. In via eccezionale, come direbbe il Papa, si può fare, sì. Non porta male. Auguri a Fabrizio Umberto. Attenzione, grosso, grande osservatore della sezione, degli arbitri della sezione AIA
di Padova, buon compleanno, festeggiato, sarà sicuramente festeggiato da tutti i suoi allievi. Massimo invece aveva qualche altro... Tu hai fatto gli auguri alla signora Sonia di Maserà, direi che dobbiamo fare gli auguri anche al Maserà, perché non sta andando molto bene quest'anno e quindi facciamo gli auguri che risalga un po' la classifica. Certo, ecco. Certo, bene, bene. Giampiero, vogliamo fare il punto di un altro girone prima di andare in pubblicità? Certo, allora facciamo, vai pure. Andiamo con la seconda categoria, attenzione perché anche qua oggi abbiamo di tutto di più. Girone E, BP 93 Virtus, Prateolese la capolista, ultimo treno per il BP per continuare a sperare e magari anche continuare una sua striscia per rimanere agganciata alla Virtus Prateolese, la quale Virtus Prateolese viene da una striscia positiva, 4 vittorie, un pareggio. Ricordiamo che questa partita, l'andata, che era stata vinta dalla Virtus Prateolese, ma ribaltata dal giudice sportivo per 0-3 a tavolino, 3 punti che stanno pesando ancora sulla Virtus Plateola. 0-0, radiolina puntata in quel di Cervarese per capire se il Cervarese poteva fare un favore alla Virtus Plateola incontrando la capolista San Lazzaro Serenissima. San Lazzaro Serenissima invece è corsara, vince 1-0, quindi 41 il San Lazzaro, 40 la Virtus Prateola. Girone I di seconda categoria, qua continua il duello a distanza tra il Galaxy Padova e il Sacra Famiglia, vincono entrambe, dietro il Brusegana Santo Stefano con Noventana fa 2-2, praticamente il vuoto. Qua ci sarà un problema se si continua su questa linea per la zona UEFA, gli eventuali playoff, gli eventuali 7 punti. Girone L, in questo girone la domanda della settimana era: riuscirà il San Michele a superare quella scoppola delusione della settimana scorsa, lo 3-0 a tavolino, la sconfitta in casa con l'Azzer Grande, andava a far visita al fanalino di coda Ponte San Nicolò Polverana. Il San Michele vince 3-1 e attenzione che qua la radiolina puntata in quel di Casalcerugo che ospitava il Vigonza, ma il Casalcerugo non cede, non molla di un punto, vince, rimane in vetta alla classifica. Partite interessante in questo girone per la zona UEFA era Granzette Strali Viera Brenta, che abbiamo già sentito da Massimo Motta, ultimo treno per lo Stra Riviera Brenta, una vittoria di rimonta del Riviera Brenta e si ritorna con tutti in gioco per la zona UEFA. In questo girone dovrebbe rinvenire alla grande il Virtus Agna, 4 vittorie e 2 pareggi, poteva essere il terzo incomodo, ma nell'isola di Pellestrina purtroppo si interrompe la striscia positiva, perde 1-0. Bene, grazie Giampiero. Volevi aggiungere qualcosa? Beh, guardiamo qualche altro messaggio di saluti da Stra, vittoria strepitosa oggi. Sì. Granzette si vola e si sogna. Forza sì. Riviera. Sì. Un saluto a tutti dall'Atletico Conselve, sempre a Forza Conselve, mi pare domenica scorsa nei nostri studi. Esatto, ospite. E dopo parleremo. Io non l'ho visto per questione di tempo. Parleremo proprio dell'M e del Q. Grande vittoria Janus a Spinea con gran colpo di testa di Gardelin, grande giocatore. Un vero centrale difensivo. Forza Aurora Legnaro. Passerà questo momento a Napoli, una salvezza tranquilla, forza mai mollare. Certo, conduttore impeccabile. Beh, grazie. Mi sa che perdo il posto. Marco, un saluto a tutto lo studio. Notizia dello Scala. No, adesso non mi hanno mandato niente. Come mai?
Che faccine, ci informeremo. Ci informeremo. Mentre miseria, io, prima di dare la linea alla regia, volevi dire qualcosa? Sì, Massimo? Volevo aggiungere, è arrivata una comunicazione di, nel girone I di seconda categoria, un tennistico 6-2 del Sant'Ignazio con due gol di Rocco. Bene, ecco, aggiungiamo le notizie che man mano che arrivano. Certo, che arrivano così alla spicciolata, noi le diamo. E salutiamo Rocco. E le diamo in tempo reale. Volevo dire che dopo la seconda parte avremo anche diciamo un record mondiale che è stato fatto proprio oggi e siamo noi i primi a darne notizia. Avremo un servizio proprio su questo record mondiale. Dopo la pubblicità rimanete con noi, abbiamo tanta carne al fuoco. Grazie regia. Stabilimento termale Columbus, ad Abano Terme, un'oasi di pace e relax vicino alla città. Alle piscine termali trovate il vostro benessere fisico, vasche idromassaggio di acqua termale e cascate d'acqua. Columbus Thermal Pool, lo stabilimento con acqua termale al 100% per concedervi una pausa per il vostro benessere in acqua termale. Nel complesso termale vi aspetta anche il centro benessere Columbus Fitness Club, un'oasi di pace nel cuore di Abano Terme. Scoprire bellezza e armonia del corpo. Vuoi il tuo evento in TV o via web? Solo su Caffè TV 24 speciale grandi eventi. Chiama ora lo 049 80 86 771 oppure il 347 166 43 47. Con speciale grandi eventi seguiremo con le nostre telecamere la tua gara, le premiazioni, feste, incontri, convegni e manifestazioni di ogni tipo. Speciale grandi eventi è cultura, sport, spettacolo, impresa diretta o in registrata su Caffè TV 24. Con speciale grandi eventi noi ti seguiamo ovunque. Chiama per avere più informazioni allo 049 80 86 771 oppure al 347 166 43 47. L'impresa funebre Alibardi di Gianni e Franco è presente dal 1948 nel settore delle onoranze funebri. Offre quindi il massimo dell'esperienza necessaria nell'organizzare qualsiasi servizio funebre. Sarete assistiti da un personale qualificato e serio che vi aiuterà a scegliere la soluzione migliore per voi e per la persona che è mancata, rispettando il delicato momento. L'agenzia garantisce la propria assistenza e consulenza 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, per pratiche e servizi di onoranze funebri su tutto il territorio nazionale. L'impresa funebre Alibardi è a Noventa Padovana in via Valmarana 20 con telefono 049 62 52 78 oppure a Padova in zona Arcella in via Bonazza numero 75 con telefono 049 60 41 70 www.alibardiimpresafunebre.com. Già che ci sei, il nome nasce per caso da una battuta tra amici. A Cartura, in provincia di Padova, ora una cucina che profuma di ambiente familiare. Già che ci sei, un'attività che si tramanda di padre in figlio. La signora Claudia con il signor Settimo ed il figlio Enrico vantano infatti una esperienza trentennale nella ristorazione. La vera passione è onorare le materie prime. Dal pesce l'occhio attento su tutte le specialità. Dai spaghetti allo scoglio al risotto nero di seppie. Dal pesce fritto alla paella. Ah, già che ci sei, tante nuove idee per realizzare gustose ed originali pizze, rigorosamente sfornate dal forno a legna. Al ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, se arrivi in atteso, mangerai bene. Se prenoti, sarai trattato da re. Chiama dunque allo 049 955 6070. CAPA, Consorzio Revisione Veicoli, opera da più di 10 anni a Padova in via San Marco 47, in quartiere San Lazzaro, zona IKEA. CAPA fornisce un servizio altamente qualificato e professionale per la revisione dei veicoli, motoveicoli e anche tricicli. Il consorzio è costituito da più di 20 imprese artigiane appartenenti al settore delle autoriparazioni e si sono unite per garantire alla propria clientela, oltre al servizio di revisione, anche un'attenta e meticolosa messa a punto dei veicoli. CAPA, Consorzio Revisione Veicoli.
veicoli fornisce anche un efficiente servizio di noleggio auto. Per informazioni su tutti i nostri servizi 049 80 78 411 oppure tramite il nostro sito internet www.caparevisioni.it, mediante il quale è possibile effettuare la prenotazione della revisione anche online. Per fortuna a Padova c'è il Capa. Romi Stamp di Meneghello e CSNC, specializzata nella produzione di accessori per abbigliamento, calzature e pelletterie. Una grande struttura all'avanguardia con oltre 20 anni di esperienza per la creazione di gadget, portachiavi, oggettistica e articoli di ogni genere. Alla Promi Stamp, quando nasce un'idea, si sviluppa, cresce e il prodotto finito si concretizza in un vero e proprio gioiello di bellezza. La Promi Stamp, con un proprio ufficio di progettazione formato da tecnici altamente qualificati, è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di mercato. Macchine e attrezzature tecnologicamente avanzate, con il personale preparato in tutti i reparti, fanno della Promi Stamp di Vigonza una moderna azienda a livello nazionale. Il fiore all'occhiello con importanti realizzazioni di marchi e firme prestigiose a tiratura illimitata. Promi Stamp, in zona artigianale a Peraga di Vigonza, Padova. Telefono 049 89 33 051. In questo periodo di incertezza economica e di stravolgenti cambiamenti, diventa fondamentale crearsi tutele e certezze. Noi della Voltan Assicurazioni, del gruppo Unipol SAI, possiamo garantirti soluzioni efficaci per salvaguardare i tuoi beni, crearti una pensione e per proteggere la cosa per te più preziosa, la tua famiglia. Voltan Assicurazioni, le agenzie vicine a casa tua. Rivolgiti con fiducia nei nostri uffici di Albignasego, Legnaro e Piove di Sacco, professionisti da mezzo secolo. Direttamente a casa vostra, le informazioni utili, i suggerimenti, i consigli degli esperti e le novità del settore. Divani d'arredo. La società Divani d'arredo di Torniero e Zenzolo nasce nel 1996 dall'esperienza ultradecennale dei soci Torniero Ugo e Zenzolo Luca. Nel corso di questo decennio, la società, pur conoscendo una continua fase di espansione, ha saputo mantenere tutte le qualità tipiche di un'azienda artigianale. Qualità del prodotto, cura dei particolari, servizi connessi alla vendita dei prodotti, consegna, montaggio, assistenza, creazione su misura. Tra le peculiarità della Divani d'arredo si ricorda la produzione di divani con il metodo Capitolé o la riparazione di poltrone e complementi d'arredo di carattere storico. Alla Divani d'arredo, la soddisfazione delle esigenze dei clienti è motivo di vita della stessa società. Un consiglio da non perdere. Divani d'arredo, una garanzia assoluta in casa tua. Una firma prestigiosa per sempre. Divani d'arredo, solo a Campo San Martino, Padova, in via dell'Artigianato 23, telefono 049 96 30 866. Aperto anche il sabato pomeriggio con speciali offerte su tutta la merce in esposizione. Autolavaggi Tris, una sicurezza per la tua auto. L'azienda svolge attività di lavaggio auto e self-service ad Albignasego, Padova e Piave di Sacco. Self-service e box fai da te, unici ad avere 3 fasi su 4 ad acqua calda. Gli impianti dispongono di aree aspirazione e vendita di prodotti in self-service. Per la pulizia di interno auto si usano esclusivamente prodotti di alta qualità Mafra. Autolavaggi Tris, nuovo e grande il tunnel dotato di spazzole antigraffio e con speciale trattamento di lucidatura. Affidati agli autolavaggi Tris dei Fratelli Viale, centri benessere per la tua auto, nei punti di Albignasego, Statale 16, Piove di Sacco dietro il centro commerciale, a Padova via Po, uscita autostrada Padova Ovest. Autolavaggi Tris, e anche la tua vecchia auto ritorna come nuova. Bene, eccoci di nuovo in diretta dopo la fase pubblicitaria. Ricordo in studio l'amico Giampiero Massimo, che adesso è alle prese in regia perché sta preparando le immagini che manderemo in onda tra poco. Ricordo Schegge di Sport, 25 anni che veniamo puntuali a casa vostra ogni domenica sera alle ore 19, in replica mezzanotte e mezza per i nottamboli e tipo Giampiero e qualche altro. È vero, quando torni dalla pizza ti accendi la TV e fino alle 2
no, te la spassi. Hai detto giusto, 25 anni, siamo quasi come la vera domenica sportiva. Attenzione. Stiamo tirando un po' i remi in barca, eh? È vero o no? Sì. No, no, scherzo. Comunque dai, è bello stare insieme a voi. Ecco, intanto ciao Agostino, bentornato, un saluto a Piero e Massimo, grazie, ciao, bentornato, io vado e vengo, a volte ci sono, sì, a volte sì, non sì, ci sì. sono. È come il mostro di Louvre, Belfagor, appare e scompare, appare un altro poco e mi vedrete, un altro poco e non mi vedrete, l'ha detto qualcuno qualche anno fa. Vabbè, bando alle ciance, Giampiero, io direi, se sei d'accordo, sì, andrei con la prima serie di immagini che riguardano una bella cena, veniamo, una bella veniamo, cena organizzata in provincia di Vicenza dagli amici di Grisignano, dico bene, il Real Grisignano. Io ero presente prima di Natale quando c'è stata questa bella festa, è vero, con tutte le squadre, c'era presente il primo cittadino, il studio. Ecco, lascio anche a te. Beh, qui vedo l'ex presidente Pieraldo Dalle Carbonare, l'ex presidente del Vicenza Calcio. Bonetto, ma lascio a te Giampiero, che eri presente con le nostre telecamere, dai. Ma intanto ricordiamo che questa doveva essere un po' la cena natalizia, quella degli auguri, eccetera. Qui vediamo il sindaco. Il sindaco Renzo Lotto. E abbiamo Andrea che poi riceverà una bellissima sorpresa. Ricordo che il Real Grisignano calcio 5 femminile partecipa al campionato di Serie A Elite e si è ritrovata proprio al ristorante per lo scambio di saluti augurali, perché tu sai che prima di Natale è un po' tutti i giocatori, certo, certo, giocatrici. Ecco la tavolata delle giocatrici. Ma tu eri presente, vero Giampiero? Perché ero qui presente. C'è da mangiare, da divertirsi, tante belle ragazze, tu non dovevi mancare. No, io c'ero. E ricordiamo che il mattatore proprio della serata è il presidentissimo. Questo è il mister che vedete inquadrato, Kim Serandrei, mister che sta facendo veramente bene, che anche lui un po' è sorpreso della classifica del Real Grisignano, i vari ospiti intervenuti, però stavo dicendo che il vero mattatore della serata è il presidente Nilo che abbiamo Azzalin, visto un attimo, visto sì, insieme sì, col Deus ex machina vicepresidente Gianberto Bonetto. Abbiamo visto anche Valentino speaker Canova. Canova sempre presente anche lui, che poi riserverà una sorpresa proprio ad Andrea. Il sindaco Renzo Lotto e Pieraldo Dalle Carbonare e i vari sponsor che sostengono questa disciplina non sono pochi, ricordiamo che partecipano al campionato di Serie A Elite. Ricordiamo anche il segretario di questa bella società, Gabriele Dall'Apria. E poi, parlando dell'amministrazione comunale, hanno anche sistemato, fatto un ex nuovo, un nuovo palazzetto, una tensa struttura molto bella dove adesso... Ecco qua, questa è la sorpresa ad Andrea. Andrea, fatta da Valentino Canova, che ha consegnato proprio al ragazzo Andrea, come si vede nel servizio, una sciarpa del Milan, un pallone rosso-nero con tutte le firme dei calciatori, un portachiavi, una tessera del Milan Club Padova Sud. Questo perché? Perché Andrea, da tutta la società e dalle calciatrici, è stato riconosciuto come super tifoso del Real Grisignano calcio femminile. Bene, abbiamo Agostino, mi sembra. Sì, c'è una telefonata in linea. Dopo ricordami, Giampiero, ti devo dire qualche cosa riguardo proprio agli amici di Real Grisignano bene. Di Vicenza. Vai pure, pronto? Pronto, ciao Agostino. Ciao Francesco, Francesco Mezzanira, il nostro inviato oggi allo stadio Euganeo in occasione della gara Padova-Verona. Voglio sentirlo contento oggi, eh?
voce sì, bella. Ci siamo proprio divertiti. Domenica scorsa. Finalmente si è visto, dopo 18 partite di andata, si è visto una squadra di calcio. L'ultima domenica che ci siamo sentiti non eri così spavaldo, eh? Francesco, beh, raccontaci un po' cosa. Beh, intanto ti devo chiedere, questa settimana i giornali e le TV hanno parlato di tutto e di più riguardo questi 8-9 acquisti che sono arrivati all'ombra del Santo, è vero? Sì, per ora sono 8 e 7 sono scesi subito in campo da titolari e hanno fatto la differenza. Lo dicevamo mesi addietro, insomma, la rosa non era adeguata, adesso sì. Si è visto qualche cosa di diverso, Francesco? Sì, a maggior ragione, insomma, vince 3-0 con il Verona che è lanciato per la promozione, insomma, vuol dire che questi giocatori hanno altri valori. Dai, dici un po' qualche cosa, come hai visto questo nuovo Padova, tra virgolette? L'ho visto proprio bene, finalmente dopo mesi è riuscito a tenere la porta inviolata, merito anche del nuovo portiere che ha parato un rigore a quella vecchia volta di Pazzini. A Pazzini, vero? E finalmente anche i giocatori che prima erano titolari nella girone d'andata hanno dato prova di maggior sicurezza, maggior consapevolezza e hanno fatto la differenza. Senza dimenticare il fatto che oggi ha segnato la sua doppietta al ritorno il figlio prodigo Jerry Bakovu. Certo, quindi certo. Meglio di così direi che non poteva esserci domenica migliore. Io ti faccio una domanda rapida, dopo ti lascio all'amico Giampiero. Ecco, qualche nominativo che è andato via, qualche giocatore secondo te che avresti trattenuto qui a Padova? Non lo so, secondo me hanno scelto bene, anche perché non hanno dimostrato quasi niente nei mesi precedenti, quindi non c'è, diciamo, un rancore, un senso di vuoto di quelli che sono andati via. Non hanno lasciato traccia, vorrei quasi dire. Ho capito. Beh, Giampiero, vuoi fare una domanda? Sì, Francesco, io non voglio fare l'avvocato del diavolo. Attenzione, bella partita, bello tutto. Può essere magari un fuoco di paglia il ritorno di Bisoli e magari poi si ritorna come prima? Spero di no, perché se a parole vogliono fare di tutto, e comunque i fatti lo dimostrano, perché non è solo a parole, prendere 8 giocatori in una settimana, insomma, è un fatto, diciamo, notevole. E secondo me la categoria la voglio mantenere. Bisoli di sicuro non starà tranquillo, anche oggi si è agitato per 95 passa minuti. Io credo che comunque questi giocatori hanno una mentalità diversa, una mentalità da Serie B, e quindi sarà più difficile avere quei crolli che ci sono stati nel girone d'andata. C'è voglia di fare bene? Sì, sicuramente. Ho capito. Pazzini come si è mosso, al di là del rigore che ha sbagliato? Pazzini è sempre pericoloso, è un giocatore esperto come lui, però oggi devo dire che la doppia marcatura tra Trevisan e Cherubin, ex Cittadella, insomma, ha dato i suoi frutti. Un volto nuovo che ti ha particolarmente colpito? Beh, oggi, a parte i due gol di Mbakogu, ha fatto molto bene anche Morganella, ex Palermo, gli ha segnato il terzo gol e ha corso su e giù per la fascia come un gran terzino, insomma. Il pubblico come ha reagito a questo risultato, forse inaspettato, eh? Beh sì, sicuramente inaspettato, visto quello che c'era stato prima. Diciamo che poi la speranza è l'ultima a morire, e c'era bisogno di una scossa a tutto l'ambiente, però credo che le 9.000 persone si siano divertite e siano uscite soddisfatte dalle ugane. 9.000 persone, certo. Lo chiedo a te che eri presente in tribuna stampa mentre noi eravamo qui a preparare appunto la trasmissione di questa sera. Prima di lasciarti, se l'amico Giampiero vuole farti un'altra domanda. Sì, io Francesco direi che se fossi l'allenatore Bisoli del Padova punterei forte sul fatto che a 7-8 minuti alla fine il nostro portiere ha parato un rigore a Pazzini. Credo che questo darà delle certezze, questo darà carica al Padova, indipendentemente che stava vincendo 3-0. Attenzione, tu come la vedi?
Sì, sì, sicuramente. Oggi la difesa, ripeto, erano 3 mesi che non riuscivano a tenere la porta inviolata, e finalmente, al di là dei miracoli individuali, insomma, si è riusciti, non abbiamo corso chissà che pericoli, e davanti avevamo un attacco degno della Serie A, perché oltre a Pazzini c'erano Matos, che ha fatto molte stagioni in Serie A, c'era Laribi, anche lui ex Sassuolo, mi pare, che ha calcato palcoscenici migliori, quindi questi nuovi 4 difensori su 5 fanno la differenza. Hanno tolto Matos perché non riusciva a capire dove stava giocando e dove era la porta del Padova. Eh sì, è uscito Matos. Bene, bene, e dopo e ringraziamo Francesco Mezzalira, nostro inviato, che fa puntualmente il punto sul Padova Calcio. Se ci siamo dimenticati qualcosa, certo, se Francesco, qualche cosa domani mi preparo un'altra domanda, domani, perché noi abbiamo modo di vederci con Francesco. Noi lavoriamo sempre anche il lunedì, Va bene. Ciao Francesco. Buon lavoro. Ciao, buon gioco. Ciao, buona serata. Sempre preciso Francesco Mezzalira. L'ho sentito bello oggi. Sì, è più contento del solito. È vero? Non si sa perché. Quando si vince la carica emotiva. Vorrei riallacciarmi. Ecco, forza Padova, certo, Fausto di Padova, bene, certo. Siamo tutti d'accordo. Giampiero, abbiamo appena commentato le immagini del Real Grisignano, questa bella realtà di Vicenza, però ci arriva un risultato direttamente da Ancona, precisamente da Falconara. Voglio. Falconara ha vinto e ha battuto il Real Grisignano per 4-2, però attenzione, ripeto, le parole sia di Mr. Kim, ma anche dello stesso Nilo, presidente, ha detto: noi abbiamo iniziato questo campionato in Serie A e l'Inter, ma mai avremmo pensato di trovarci lì, in quella posizione di classifica, ma adesso cercheremo di rimanere. Allora facciamo così, Giampiero, io direi di andare subito con delle altre immagini. Queste sono immagini particolari che, mi ripeto, chiedo scusa nel ringraziare nuovamente Simone e Eleonora di Cremona, che mi hanno aiutato un pochino con le loro immagini, perché siamo stati insieme qualche giorno. Proprio abbiamo fatto questo safari insieme. Dove in allegria. A Caserta qua, dove sei? Siamo un po' fuori Caserta, qui siamo precisamente in Kenya, all'Otsavo East National Park, questo safari che abbiamo preso parte. Io dico qualcosa che mi sono tenuto a mente. In italiano o in inglese? No, in italiano. Eravamo in Kenya, a metà, diciamo, nel bel mezzo della savana, un'area naturale protetta del Kenya, oltre 20.000 km quadrati di savana. Qui eravamo in una jeep piuttosto grande anche, però tu puoi capire, erano i coccodrilli, tu li conosci tutti gli animali, vero Giampiero? Corazzata? Tu li conosci i coccodrilli? Sì, questo è un coccodrillo. Ecco, non è una lucertola. Un alligator. No, questo è un coccodrillo, Questo è un coccodrillo. Sì, abbiamo ammirato tutte le specie di animali, ne vedremo più di qualcuna in questo servizio, allestito anche un po' alla rocambolesca. Ah, due piani, bella! No, non è che sono due piani, un piano solo, però abbiamo aperto il tettuccio perché si moriva dal caldo. Qui eravamo sull'orlo dei 30-31 gradi, vale a dire 30 gradi di differenza dal Veneto al Kenya. No, meno 31, ho capito. Ecco, questo parco nazionale, il safari, si trova tra Nairobi e Mombasa. È vastissimo, particolare, come abbiamo visto, la terra rossa, con la jeep e autista che abbiamo preso parecchi colpi. Sì. Parecchi colpi, Ma sei sicuro? Qui vediamo gli zona, elefanti, elefanti, elefantini, elefantesse. Dimmi, Giampiero. Gli elefantini, vabbè, ma quei altri mi sembrano un po' troppo grandi. La sicurezza, guarda questa pozza naturale davanti all'albergo al quale abbiamo alloggiato la sera che siamo rimasti lì, perché siamo andati via il safari, è partito un giorno di mattina, siamo tornati il pomeriggio successivo, e qui eravamo proprio in questa pozza naturale all'interno della savana. Eri lontano. Hai mai sentito tu barrire gli elefanti? No. Non l'avevi mai sentito? No. Non l'avevo mai sentito. Qui fanno il bagno, lo fai anche tu, perché non possono fare anche loro.
È vero, Giampiero? Ma lo fanno con gente intorno dell'acqua? Sì, sì, sì. Ecco, in due giorni abbiamo percorso quasi 500 chilometri, ma di savana però, ma di savana. Sono come 2.000-3.000 chilometri in condizioni normali. Gli animali che si visitano, che si ammirano, sono tantissimi. Qui vediamo, ecco il piccolino, vedi il piccolino? Quello non è pericoloso. No, lascialo stare però. Perché se la mamma e il papà si appoggiano alla Jeep... Ti consiglio di lasciarlo stare. Ecco qua, se lava con lo sponso. Queste belle immagini arrivano proprio dall'amico Simone e Eleonora. Abbiamo mischiato un po' delle sue, un po' delle mie e siamo riusciti in tempo reale, proprio stasera abbiamo allestito questo bel servizio. Ecco, io ci tengo a precisare, qui vediamo, questo lo conosci già? Un macaco! Bravo, ma come fai? Te ne intendi tu? Questo non è un macaco, attenzione, lascia a te. Che roba è? Adesso stai attento. La tipica caratteristica terra rossa della savana, qui abbiamo avuto un colpo di fondoschiena nel trovare nella nostra strada due leonesse. Eccole qua. Guarda, io lascio le immagini parlare. Le immagini parlano da sé, Giampiero. Noi eravamo lì a pochi metri e ci siamo gustati questo momento. Attenzione, Che gli abbiano dato già da mangiare? Sì, sì, avevano già mangiato, per fortuna. Sì, sai com'è? Non so in quanto. Sono belle immagini, Avevamo visto anche... La precedenza. Certo, il giorno prima avevamo visto un paio di leoni e leonesse e questo è stato un altro bel incontro. Qui abbiamo ancora qualche coccodrillo, ricordo che questo coccodrillo vive sulle rive del fiume più lungo dell'Africa, il fiume Tana, quasi 800 chilometri. Qui vediamo queste bellezze. Secondo me sono gli animali più belli da vedere, di un'eleganza unica. Volevi aggiungere, Massimo? Tutto bene, stavo guardando le immagini. Questa è una bellezza unica, vedere queste giraffe gigantesche, altissime, che brucano l'erba a 3, 4, 5 metri d'altezza. Allora. Molto, molto belle anche queste immagini. Ecco, in due giorni abbiamo detto, qui vediamo delle zebre. Ecco la Juve. Ecco la Juve, anche lì sono riusciti a immortalare la Juve in Kenya. Le maglie bianconere, anche lì. Ecco, anche in Kenya, hai visto? Anche in Kenya. I popoli che vivono lì sono i Wakamba. Un po' più a lato si trovano anche i Watusi, famosi Watusi, che tu avrai sentito certamente parlare dei Watusi. Alti come le giraffe. Ecco, volevo a questo punto ringraziare nuovamente gli amici di Cremona, Simone e Eleonora, che hanno collaborato con me mandandomi qualche foto, qualche video che magari non si è riusciti e qualcuno, preso dalla voglia, dalla fuga, dalla paura. Comunque è stato un bel momento veramente. A proposito di paura, sì, fa 90. No, eri nel... eri vicino alla zona degli attentati? No, eravamo perché era lo stesso giorno che eri lì. Certo, eravamo lì a 300-400 chilometri, noi eravamo vicini a Mombasa, mentre il fattaccio che è successo purtroppo è successo a Nairobi, nella capitale. Ecco, a questo punto rimanete sempre con noi, avremo anche in un secondo momento un reportage fotografico che manderemo in onda, avremo delle interviste, avremo tante immagini ancora. Volevo dire per gli amici che ci seguono per la prima volta che noi è nel nostro stile non parlare solo di sport, ma a rotazione parliamo anche di altre cose, molto spesso di arte, di cultura, di tante altre cose che fanno sempre piacere, anche per interrompere un pochino centinaia e centinaia di risultati che l'amico Giampiero è sempre pronto a darvi. Giampiero, facciamo il punto sulla seconda categoria. Bene, andiamo e concludiamo un po' con la seconda categoria, il girone M. Attenzione, perché sempre e quattro sono le squadre a contendersi il primo posto, come i quattro moschettieri. ABC vince
Ganzignano Terme vince e attenzione, Atletico Conselve e Montagnana pareggiano. Quindi attenzione, c'è leggermente un distacco del Conselve e del Montagnana. Domenica prossima big match, domenica prossima scontro diretto tra il Ganzignano Terme e l'ABC del calcio. Passiamo al girone Q, anche in questo girone sempre quattro sono come i quattro moschettieri. E attenzione, Virtus Sagredo non va oltre il pareggio 0-0 con il Bronzola. Il Fulgor Trevignano vince sul Valsugana per 2-0. Vince il Fossalunga, impatta il Vidor QDP. Ecco, poi ci arriva una notizia dal girone di terza categoria, che poi concluderemo con la terza categoria, ma un girone una nostra padovana nel girone veneziano di terza categoria, lo Sporting 90 di mister Checco Camporese vince 3-2 col Vetraio e attenzione, si assicura il secondo posto a ridosso, a poche lunghezze, attenzione, dalla capolista San Martino Saonara. Bene, grazie Giampiero. Abbiamo solo la terza categoria. Certo, certo, volevo ricordarvi inoltre che domenica prossima appuntamento da non perdere, avremo motori e motociclisti qui in diretta dai nostri studi. Seconda domenica. Un lieto ritorno quello degli amici dell'Over 40 con i campionissimi che hanno gareggiato in questo periodo nelle varie categorie. Bene, a questo punto io direi di andare con le due interviste che abbiamo raccolto oggi, precisamente i due mister del Real Tavo e del Nova Calcio. Grazie regia. Michele Vancillotto, mister del Real Tavo. Nonostante un secondo tempo giocato ad una sola porta, non sei riuscito ad arrivare al gol del pareggio. Come mai? Niente, abbiamo regalato un contropiede il primo tempo su una palla inattiva, su un calcio d'angolo, abbiamo preso il gol. Loro sono stati bravi a difenderci, hanno lottato su ogni palla, non abbiamo avuto mai occasioni limpide nonostante tutto il dominio territoriale. Bisogna fare anche i complimenti agli avversari. Delle volte ci sta di perdere, anche se magari alla fine nel conto delle occasioni non si meritava. Cosa ti è mancato proprio oggi per portare a casa i tre punti? Ma forse un po' di decisione nell'ultimo passaggio, nell'ultima occasione. Avevamo, come hai detto tu, il dominio a centrocampo, però è sempre mancato l'appoggio, l'ultimo passaggio. Ripeto, c'è da fare i complimenti agli avversari perché non è mai passata una palla senza che loro la toccassero, la deviassero, quindi va fatto anche i complimenti a loro che si sono difesi bene, hanno fatto la loro partita, a vantaggio 1-0, si sono difesi bene, hanno portato a casa il risultato, bisogna fare i complimenti agli avversari. Si può dire sosta fatale? No, perché come ha detto lei, la partita l'abbiamo fatta noi, sia il primo magari con qualche errore tecnico di troppo nel centrocampo, il secondo tempo meglio, però ho visto anche domenica in Coppa una squadra che correva, che andava, ci sta che una domenica una squadra perda, non si può vincere sempre, e lo sapevamo sin dall'inizio, insomma, che non avremmo vinto sempre in carrozza, ci sta anche l'avversario, purtroppo non si è mai da soli in campo. La tua favorita per il salto diretto in seconda categoria? Direi Real Tavo. Oltre al Real Tavo, dai. Direi che ho visto bene Ronchi, che come noi non ha mai perso, e dopo se devo fare un nome su tutte le squadre che ho visto, direi Giannesini. Bene, grazie mister. Grazie a lei. Bocca al lupo, prosegue il campionato, buon gioco anche a te. Crepi. Salvo Luca, mister del Nova Calcio. Una partita sofferta, però tre punti importanti anche per la classifica. Come hai visto la partita? Buon primo tempo, un po' meno il secondo. Cosa ti è piaciuto della tua squadra oggi? Il gioco che abbiamo fatto e la determinazione che ci abbiamo messo. Quello che non ti è piaciuto? L'aver perso la concentrazione nel secondo tempo. Hai battuto la capolista. Cosa vuol dire? Cambia niente. È una partita che dovevi cercare di vincere per accorciare su di loro, però ce ne sono altre 11-12, quindi. La tua favorita in questo girone per il salto diretto in seconda? Loro, il Real Tavo e
Giannesini e anche il e anche la, la De Ronchi. Perfetto, grazie mister, bocca al lupo per il tuo proseguo del campionato. Grazie. Ciao, buongiorno. Ciao, bene, bene, rientriamo in studio. Io ringrazio quanti si prestano, molto spesso, come avete potuto ben notare, non andiamo sempre in tribuna stampa, in sala stampa, ma molto spesso in campo, a bordo campo e perché no, anche negli spogliatoi, vero Giampiero? Confermo. E questo è il nostro stile. È difficile negli spogliatoi perché però bene, Massimo, hai qualche notizuola, qualche curiosità come al solito? Qualcosa che riguarda il calcio professionistico, è ripreso il campionato, domenica, giornata spezzatino perché è proprio su vari giorni che si giocano le varie partite del massimo campionato di Serie A. Si è appena conclusa Cagliari-Empoli, è finita 2-2, al 91esimo il Cagliari è riuscito a pareggiare con Farias, un volto nuovo, già in maglia bianco scudata, quindi lo ricordiamo proprio bene, per il suo passaggio al Calcio Padova. Bene, grazie Massimo. Giampiero, sei pronto per dare le ultime notizie sulla terza categoria, se non vado errato? Bene, andiamo e concludiamo con la terza categoria, girone A. Oggi siamo alla prova della verità. Classica partita dentro o fuori? Pozzetto, Gran Torto, all'andata 1-1 e attenzione, una partita interessante, viva al Cardio Palma, vissuta molto bella, un 2-2 con il Pozzetto in vantaggio, poi si è fatto riprendere e sorpassare dal Gran Torto al 91esimo in piena zona Cesarini, pareggio del Pozzetto 2-2, radiolina puntata su Real Tremignon Vicenza e anche qua Real Tremignon non ne ha approfittato, 1-1. Passiamo al girone B, già detto tutto della capolista Real Tavo, abbiamo sentito le interviste, Real Tavo non ha approfittato del Ronchi al secondo posto che oggi non muoveva la classifica perché incontrava il Valsugana. Passiamo al girone C, girone più incerto, il girone più equilibrato. Oggi si scontravano le prime quattro della classifica. Attenzione, Sossano Battaglia, ecco la sorpresa dopo la sosta. Il Battaglia vince a Sossano 1-0. Eugania Rovolon e Redentore 1-1 impattano, non approfittano. L'unica che poteva un po' approfittare era la Villa Estense, ospitava il Castagnaro con 9 punti in quint'ultimo in classifica e il Castagnaro ha fatto suo risultato pieno, ha vinto 2-0 e toglie parecchie velleità alla nostra Villa Estense. A te Agostino. Bene. Bene, bene, grazie Giampiero, un saluto da Paola, Michela, Piero Unico, grande, bellissima trasmissione, ti ringrazio Paola e Michele. Un saluto. Bene, bene, ringraziamo davvero. Ecco, a proposito di trasmissione, mi sovviene ricordare anche altri colleghi di Caffè TV 24 che vanno in onda con le loro trasmissioni, lunedì Caffè Sport, un saluto a Simone Francescon. Mercoledì sera Stammi Bene con Nicoletta Rizzi, ciao biondissima, e dopo giovedì c'è anche il Tarlo con Alberto Salmaso. Non perdete, queste sono le principali trasmissioni, tanto per citarne qualcuna, però ricordiamo lo speciale che andrà in onda questo fine settimana sulla giornata della memoria. Non mancate questo fine settimana, tra venerdì, sabato e domenica andranno in onda degli speciali proprio dalla nostra emittente Caffè TV 24. Bene, a questo punto io direi di andare con altre immagini, o meglio, un reportage fotografico sempre lì in safari, in Kenya. Vediamo questa tipica strada di sabbia, di terra rossa, ma volevo ricordare anche i vari tipi di animali che si possono incontrare. Questo è l'ingresso dello Tsavo East National Park, appunto del Kenya,
che abbiamo visitato insieme agli amici di Cremona, ma anche altri amici di Forlì che colgo l'occasione per salutare. Villanova, Lions qua. Ecco, vedi qua, questi sono incontri che si fanno. Erano avvicinati. Non li trovi a Bovolenta, a Casalserovo, Cadoniche. No. Volevo dire, ecco, centinaia e centinaia di animali si possono incontrare. Questo è un dalle antilopi, le zebre, gli elefanti, i coccodrilli, i leoni, molte specie di simie, ippopotami, facoceri, bufali, ghepardi, iene, lepri, struzzi e migliaia di uccelli di ogni tipo, di ogni genere. È veramente un incanto e una meraviglia vedere queste meraviglie della natura. Ecco, vediamo anche questi primi piani, sono veramente belle veramente, ce le portiamo con noi, sono convinto di che anche gli amici di Forlì, di Rovigo che abbiamo incontrato, di Vicenza che abbiamo incontrato, soprattutto gli amici di Cremona si porteranno nel cuore sempre queste immagini. Sono convinto. Bene, grazie davvero a questo punto, Giampiero, hai qualche altra notiziola? Perché noi poi, prima di terminare, abbiamo, come si può dire, la ciliegina sulla torta. Vai pure con altre notizie. Allora, intanto mi è arrivata la notizia della sconfitta dello Virtus Scala, anche questa mattina per 3-0, classifica un po' deficitaria. Poi diamo anche le finaliste di Coppa Provincia di terza categoria di Padova, quindi che passano agli ottavi di finale, 16 squadre, quinto Vicentino, Riviera America, Comitense, Pozzetto, Real Cremignon, Real Tavo, Sport Project, Genesini, Giarla, Dinamo Cave, Sossano, Carpaneno, Calcio Battaglia, Vilestense e Gran Torto e Redentore. Altra notizia, tra poco, però il trofeo Regione Veneto di promozione inizierà mercoledì 27 febbraio, quindi c'è tempo solo per dire che c'è solo una nostra padovana lambrosiana tra le baselie. Mentre mercoledì 30 gennaio in prima categoria non abbiamo nessuna squadra padovana. Per quanto riguarda invece il trofeo Veneto di seconda categoria, sempre mercoledì 3 gennaio, abbiamo l'ABC del calcio che si incontrerà con l'altra padovana, la Campodonese, e la nostra Virtus Agredo Savio che incontrerà il Rozzampia. Ecco, io ho concluso con notizie, non ho altre notizie in merito. Allora, vai, siamo quasi in chiusura, però abbiamo ancora qualche altra notizia, ma soprattutto abbiamo questo scoop. No, Agostino, scusa un attimo, prego. Particolari che mi avevi dato. Ah, bene, ti ringrazio, ringraziamo la nostra regia. Bravo Davide. Che sta inserendo un paio di foto che ci teniamo in maniera particolare farle vedere. Questa, ecco, rivediamo un po' le foto anche in velocità, appunto, del reportage che abbiamo fatto in Kenya proprio in questi giorni. Ecco, volevo dire anche che io non sono potuto essere presente a Vicenza con Real Grisignano perché mi trovavo proprio in volo quel giorno lì, stavo per arrivare a Milano Malpensa. Bene, e qui vediamo la nostra guida e vediamo la foto di gruppo, in primo piano ci sono io, si nota dalla pancia, e poi gli amici di Forlì, ma soprattutto alla destra dei vostri teleschermi con le magliette bianche, Eleonora e Simone di Cremona. È una squadra di calcio a 5. È una squadra di calcio a 5. Grazie davvero questa foto, completo. Non so se c'è un'altra foto che mandiamo in onda al termine. Siamo stati a fare visita a una scuola. Siamo andati a fare visita a una scuola sempre lì vicino a Vatamu, prima di fare rientro in albergo. Non avete mai mangiato qua? Grazie davvero alla nostra regia, e a questo punto io direi di far vedere le immagini che riguardano, ecco qua, queste sono immagini fresche, ma molto fresche, di questa mattina 20 gennaio ad Omeyakon, il luogo
abitato più freddo del mondo in Russia. Qui siamo, si è compiuto quello che fino a questa mattina nessun uomo era mai riuscito a realizzare, a una temperatura di meno 52 gradi con un picco di 52,6. Il sovrintendente della Polizia di Stato Paolo Venturini, già conosciuto da tutti noi, l'avremo presto nei nostri Fiamme studi come ospite, Padova. Fiamme Oro, esatto, che ha compiuto il percorso in 3 ore e 54 minuti. Ha corso la distanza di 39 km e le temperature sono state rilevate da una serie di termometri certificati a livello mondiale. Dunque, complimenti davvero, che non è, diciamo, questa impresa non è alla prima impresa. Paolo Venturini, il nostro portabandiera padovano, conosciuto in tutto il mondo per queste imprese stratosferiche. Veramente complimenti a Paolo Venturini, questo poliziotto con la passione dello sport estremo, diciamo. Bene. Esatto, siamo davvero in chiusura. Giampiero, devi aggiungere qualcosa? No, io ci vediamo domenica prossima con altri risultati, altri ospiti. Ecco, ci scusiamo. Dovremmo avere, come ho detto, i campioni di motociclismo. Esatto. Parleremo dunque di motori, ma non solo. La base sarà sempre i risultati di calcio con le immagini, i commenti. Massimo? Sì, allora prima di chiudere e prima di salutare, volevo fare una comunicazione di servizio, in particolare per i segretari delle società sportive e i responsabili dei settori giovanili. Ricordo che ogni mercoledì usciamo col comunicato ufficiale della FIGC di Padova e lì troverete anche le comunicazioni, le convocazioni per i raduni della rappresentativa giovanissimi. Non perdetele di vista, mercoledì sera guardate il sito. Grazie Massimo, e non per ultimo un grazie particolare all'amico Andrea Gusella, che ci ha fatto pervenire queste belle foto che riguarda l'impresa di Paolo Venturini. Siamo davvero in chiusura, il tempo è tiranno come sempre. Noi vi ringraziamo per averci accolto nelle vostre case, come sempre, da ben 25 anni. Giampiero aveva tutti i capelli, ve lo garantisco, alla mia prima trasmissione con lui li aveva quasi tutti, di la verità. No, è vero, è vero. Vabbè. Grazie alla nostra regia, alla nostra regia con Massimo Righetto, al nostro Davide, assistente di studio sempre Harry. Grazie Massimo, grazie Giampiero, grazie a voi. Buonasera. Appuntamento a domenica prossima. Buon gioco a tutti. E buona vita. Buon a tutti. Buonasera a tutti. Ci sono emozioni che non si possono dimenticare e profumi che ti aiutano a ricordarle. Le tradizioni diventano parte della tua vita e con esse il loro gusto, unico e inconfondibile. Spero che anche per mio figlio sarà così un giorno, ma credo sia già sulla buona strada. Italbontà, il sapore è nella tradizione.